Allora, facciamo chiarezza sulla differenza delle pentole multistrato, 3 strati e 5 strati. In gamma abbiamo la pentola 3 strati chiamata 3-ply e la pentola 5 strati chiamata 5-ply. 3-ply, lo dice il nome stesso, fatto a 3 strati, composta da acciaio internamente, strato di alluminio nel centro, rame esternamente. In questo caso il fondo della pentola è adatto per l'induzione, si vede anche nel brand e nel logo che abbiamo inciso sotto. Per quello che riguarda il 5-ply sono 5 strati, abbiamo l'acciaio interno, 3 strati di alluminio e l'acciaio esterno. Parte interna 304 è caratterizzato da una bassissima percentuale di carbonio, dal cromo tra il 18 e il 20% e del nickel tra l'8 e l'11%, da qui viene fuori l'inox 1810. Strato interno, tra le due capsule di acciaio sono 3 strati di lega di alluminio. Strato esterno in AESI 430 adatto all'induzione, quindi pentola che si mette sull'induzione o sul fuoco e può essere usata in entrambi i modelli. Il rame esterno è il miglior conduttore, toglie questi famigerati picchi di calore, punti di calore, distribuendo omogeneamente il calore su tutto l'esterno della pentola. Alluminio interno e acciaio esterno. L'alluminio sappiamo benissimo che distribuisce molto più velocemente il calore, lo trattiene molto di più e, accoppiato con l'acciaio, garantisce un'ottima performance di lavorazione durante l'uso della pentola. Diversamente dalle altre pentole, le pentole multistrato hanno un plus, che è la distribuzione omogenea del calore lungo tutta la superficie della pentola, dal fondo fino al bordo. Su queste pentole però il calore viene distribuito più velocemente, più omogeneamente e resiste più a lungo grazie all'alluminio che c'è internamente tra l'acciaio e l'acciaio.